Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video su YouTube. Oggi sono qui per parlarvi di iPad Mini, il nuovo modello di iPad Mini che è stato presentato all'ultimo evento di settembre insieme ai nuovi iPhone 13, che vi ricordo venerdì arriva l'unboxing, al nuovo Apple Watch serie 7 e al nuovo iPad di nona generazione. iPad Mini, che è un modello storico di iPad, è uscito nel lontano 2012 insieme all'iPhone 5 e tra l'altro io ho anche il primo modello di iPad Mini, che è questo qui. Tra l'altro ha passato giornate migliori, perché ora non ricordo bene, ok, era qui, è decisamente tipo scoppiato qui nell'angolo purtroppo, però funziona ancora, si accende ancora, non so se ho batteria carica in realtà, no, ok, non si accende, però comunque fidatevi, funziona ancora. Ed era un iPad piccolo, quindi un iPad portatile, si può tenere nel palmo di una mano. Ed oltre a questo ho anche il 3, questo qui è il modello, il terzo modello di iPad Mini, dopo di questo è uscito il 4 e il 5, se non erro, quindi mi pare quello nuovo sia il sesto, non vorrei sbagliare, comunque o è il quinto o è il sesto. E quindi questo qui è stato il mio iPad, principalmente questo più che il primo, perché il primo l'avevo usato più mio padre, però poi l'ho usato anche io, ma questo qui fu veramente il mio iPad mini, lo comprai io per usarlo io. E ci ho passato parecchi anni con questo iPad. Pensare che dopo di questo ho comprato un iPad Pro da 10.5 pollici, quindi la mia storia dell'iPad è iniziata proprio con un iPad Mini. iPad Mini quindi, che è un prodotto che ho sempre apprezzato, ragazzi, quindi dagli albori, quando uscì il primissimo mi ricordo che ogni ragazzo voleva un iPad Mini, perché ovviamente essendo piccolo era più portabile per un bambino, all'epoca avevo 12 anni ed era comunque bellissimo, purtroppo però costava tanto e il fattore prezzo purtroppo è rimasto anche con l'ultimo iPad Mini che è stato presentato. Nuovo iPad Mini che è in tutto e per tutto praticamente un Air 4, semplicemente nelle dimensioni appunto di un mini. Fate conto che le dimensioni dovrebbero essere più o meno quanto quelli dei mini attuali, solamente che ovviamente sarà tutto schermo. Infatti il display del nuovo iPad Mini è da 8,3 pollici, polliciaggio che secondo me è sufficiente per guardare i video su YouTube, per guardare Netflix, per guardare film, contenuti multimediali, ma secondo me è al limite, cioè veramente al limite, è proprio sufficiente, anche perché ragazzi ormai, non so, sarà che io mi sono abituato a almeno ad un 11 pollici, perché come saprete io ho un iPad Pro dell'M1, quindi è da 11 pollici questo qui, ormai mi sono abituato. Certo che ecco, un 8, passare magari da un 11 pollici a un 8,3, il passaggio secondo me lo sentirei parecchio, quindi anche per questo che poi ve lo dirò anche dopo, non prenderò questo iPad. Quindi stavo dicendo che l'iPad Mini ha più o meno le caratteristiche dell'iPad Air, quindi abbiamo uno schermo tutto schermo edge to edge, anche se le cornici si notano e come, non sono sottilissime, non sono sottili come quelle degli iPad Pro. Abbiamo poi il Touch ID sopra, quindi come appunto nell'iPad Air, sul tastino per sbloccare o bloccare l'iPad, quindi basterà fare così e si sbloccherà l'iPad, quindi non abbiamo il Face ID. Abbiamo anche lì quattro autoparlanti, quindi due sopra e due sotto. Non abbiamo però i pin dietro, quelli per appunto agganciare le varie tastiere, questi qua per intenderci questi puntini qui. Sul nuovo iPad Mini purtroppo non ci saranno. Abbiamo una fotocamera proprio come quella dell'iPad Air, quindi mi sembra da 12 megapixel, ed abbiamo anche davanti una fotocamera in stile iPad Pro, ovvero la fotocamera quella ultra wide, con la possibilità di seguire, diciamo, seguire la persona mentre si fa una videochiamata. Quindi abbiamo, diciamo, la stessa fotocamera frontale dei nuovi iPad Pro. A detta di Apple sembrava quasi una novità esclusiva dei Pro, ma evidentemente non è così, perché è stata messa anche sull'iPad, quello economico, nona generazione, e l'unico iPad che non ha questa la funzione center stage, ecco mi è venuto il nome, e quindi questa nuova videocamera è solamente, guarda caso, l'iPad Air 4. iPad Air 4 che ormai è anche, diciamo, un po' indietro nel chip, perché abbiamo un A14 nel confronto all'A15 che abbiamo sul nuovo iPad Mini. Quindi insomma l'iPad Mini è un Air 4 semplicemente più piccolo e con un chip nuovo che però non è che cambia così tanto rispetto al
precedente, quindi state tranquilli in questi casi, sapete, un iPad Air 4. E curiosità, abbiamo i tastini del volume che di solito si trovano sul lato, in tutti gli iPad, ce l'abbiamo sopra, nello stesso lato del tastino di blocco, quindi tutto qua sopra, potremo aumentare il volume da qua. Abbiamo poi sempre la possibilità di attaccare l'Apple Pencil 2, quindi questa Apple Pencil che io ho ormai dal 2018, questa qui ce l'ho da parecchi anni, e quindi andrà attaccata sempre sul lato e praticamente prenderà tutto il lato del nuovo iPad mini, perché fate conto se è più o meno quanto questo, guardate, praticamente è quasi tutto l'iPad mini. E quindi queste sono, diciamo, un po' le caratteristiche generali del nuovo iPad. Cosa ne penso io? Beh, è un bellissimo prodotto, non nego che se avessi avuto i soldi l'avrei preso sicuramente, se avessi avuto soldi da buttare, e così non è, e quindi probabilmente lo salterò perché ovviamente ho anche già un iPad Pro, quindi non avrebbe senso avere due iPad. Oltretutto questo iPad mini ha casi d'uso secondo me un po' diversi rispetto a un iPad Pro. L'iPad mini secondo me può essere definito un iPad per i multimedia, cioè per guardare i video e basta, potete farci qualche lavoro, se volete fare qualche sketch in giro con l'Apple Pencil lo potete fare ovviamente scaricandovi Procreate o comunque Note, anche se fate sketch ovviamente avete già Procreate, ma per quello già molta gente ha preso l'iPad Pro da 11 pollici, da quello del 2018 fino a quello di quest'anno con l'M1. Quindi non so, anche il caso d'uso di montarci un video ci può stare, perché ci può stare, ma già lo trovo piccolo montarlo su un 11 pollici. E io sinceramente mi trovavo già stretto a montare un video con Final Cut su un MacBook Pro da 13 pollici, mi trovo bene ora con un 24, quindi non lo so, su un display da 8 pollici la vedo molto complicata montare un video magari con LumaFusion, però lo potreste fare. Oltretutto secondo me se avete magari un nuovo iPhone di quelli max, soprattutto dal 12 Pro Max che è da 6,7 pollici, il gap alla fine non è tanto, 6,7, 8,3, ragazzi stiamo là più o meno, sempre più o meno, prima che qualcuno scriva sotto nei commenti, più o meno siamo lì. E quindi non so, se avete un max la vedo un po' complicata prendervi, cioè non la vedo un'ottima idea prendervi un iPad mini. Se invece magari avete un iPhone mini, beh lì ci sta tutta, ma anche se avete un iPhone di quelli da 6,1 pollici o da 5,8, quelli appunto da fino all'11. Quindi secondo me un iPad mini che va a base delle vostre esigenze, se vi serve un iPad veramente piccolo, se non avete bisogno di iPad grandi da 12 o da 11 pollici, è un prodotto super mega iper potente, ve lo ripeto, è un prodotto bellissimo, un piccolo capolavoro, lo dico apertamente, però il grande problema secondo me è anche il prezzo, perché con soli 100 euro in più vi potete portare a casa un iPad Air che ha le grandezze praticamente simili all'11 pollici, un 10,9, però praticamente è identico. E ragazzi, detto sinceramente, io andrei con Air ad oggi. Poi magari si rivelerà un Best Buy, e questo non lo posso sapere, ma anche il fatto che c'è solo da 64 e da 256, ecco, non la trovo una mossa così azzeccata. Un 128 Apple avrebbe dovuto metterlo secondo me, perché ormai 64 su un iPad sono veramente veramente pochissimi. Quindi ragazzi, ditemi voi magari cosa ne pensate di questo nuovo iPad mini. Io ripeto, è un piccolo capolavoro, lo vorrei provare, cioè la mia curiosità c'è, però non lo compro perché per me, per le mie esigenze, ma credo per quella della maggior parte degli utenti, non è ad oggi la scelta migliore, soprattutto per colpa del prezzo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà l'unboxing del nuovo iPhone, e quindi ci vediamo venerdì 24 settembre. Vi aspetto tutti qui sul canale. Ciao!